Il repertorio è completo. Finte, scatto, dribbling, cross e tiro. Ma soprattutto, quel che colpisce Roberto Donadoni sin dai primi passi è un'attenzione tattica e una capacità naturale di lettura della partita davvero rara in un giovane che è la sua seconda stagione in Serie A. È bravissimo, è rapido, ha classe e ha grinta. Quando si ha queste tre qualità è uno che sarà famoso. Prodotto del vivaio bergamasco, gioca come ala destra ed il 13 ottobre 1985 segna il suo primo gol nel vittorioso Atalanta-Lecce, gara terminata 3-1 e inaugurata dal suo exploit al 19° minuto. Alterna giocate individuali da vero genio a momenti di puro sacrificio verso il collettivo. Donadoni, secondo te, ha fatto una bella partita? Secondo me è stato il migliore in campo e non me l'aspettavo bene così. E si ammira il solito bravo Donadoni per parte bergamasca. Un giocatore perfetto per qualsiasi allenatore, che a lui può consegnare le chiavi del gioco, sapendo che eseguirà esattamente i compiti prefissati. Donadoni ormai si sta testando su certe prestazioni eccezionali, oggi ha ripetuto questa prestazione e direi ha dato qualcosa in più a tutta la squadra. La stagione 1985-86 risulta fondamentale per la carriera di Roberto, pedina inamovibile di un under 21 ricca di talenti, che lo vede al servizio della coppia d'attacco Vialli Mancini. C'è inoltre uno dai piedi buoni, Donadoni, a fornire palloni preziosi. Su Donadoni convergono l'attenzione dei maggiori club, in particolare da parte della Juventus, che vede in lui l'ennesimo prodotto del vivaio bergamasco che tanto ha dato nella storia alla società bianconera. Gli altri sanno di Donadoni attraverso le sue quotazioni. Quali sono le ultime notizie? 6 miliardi? 7 miliardi? Lei sicuramente legge i giornali a tutti i ritagli. Ma sì, sono notizie che anch'io leggo sul giornale. Non so, io sono legato all'Atalanta con un contratto triennale. Quindi questi discorsi adesso mi sembrano un pochino al di fuori, soprattutto per me. Finirà per prevalere il Milan, con un esborso di 5 miliardi di lire che farà saltare il banco. Primo vero grande investimento della gestione di Silvio Berlusconi. Credo che quando si parli di quei grossi squadroni, uno così sceglie la Juve, sceglie il Milan, pensa uno valga l'altro. Non è che abbia così una preferenza speciale, al limite posso solo dire che da piccolo era tifoso del Milan. Mossa quanto mai azzeccata, che il tempo si incaricherà di rivelare quanto mai determinante. Sono riuscito a strappare Donadoni alla Juventus e vi dico che lui riaccenderà le luci a San Siro, lo stadio di Gianni Rivera. L'ho acquistato direttamente io. Era l'unico giocatore che conoscevo per averlo visto personalmente sul campo.